certa direzione, prenderne o trovare una soluzione che vada bene ad entrambi. Insomma, queste non sono progetti. Poi ha parlato anche di investire sulla gente che ha bisogno di lavorare. Bene, anche qui gli emendamenti si potevano usare in questo senso, prelevare una serie di risorse e investirle in un progetto a sostegno del lavoro o a sostegno della scuola. Questo non è stato fatto, anzi questi emendamenti veramente anche rispetto alla scuola non cambiano di una virgola la situazione, tanto più che i rapporti tra l'amministrazione di Vignola e le scuole sono veramente ottimi, per cui qualsiasi problema, qualsiasi richiesta è sempre discussa in tranquillità, sono sempre state date risposte positive anche alla richiesta rispetto, per dire, alla qualificazione scolastica. Nel 2014, quando abbiamo vinto le elezioni, uno dei primi provvedimenti che è stato preso è stato quello di ripristinare i fondi della qualificazione scolastica che erano stati azzerati fino dalle amministrazioni precedenti. So che anche quest'anno sono stati aumentati in Unione, sono stati discussi di nuovo la ridistribuzione di queste risorse. Quindi, insomma, onestamente, sia da dove avete prelevato le risorse che poi le proposte che sono state fatte, non mi danno nessun tipo di stimolo, di riflessione, di possibilità di dire parliamone di cosa dobbiamo parlare. E soprattutto dispiace, anche se ripeto non stupisce, che la partecipazione venga considerata una decorazione, una filosofia senza risvolti poi concreti nella cittadinanza, quando di fatto non è così e forse bisognerebbe essere un pochino più attenti e imparare anche a fare tesoro di queste cose, perché il futuro è questo, il futuro è la partecipazione dal basso e bisogna che anche il PD si metta nell'ottica di accettare e di supportare questo tipo di attività dal basso. Nadia Piseddu. Torto collo. Allora, io come Clo mi ero preparata ovviamente sui punti e non su una discussione generale, quindi diciamo che leggerò alcuni punti che fanno riferimento al DUP e su questi poi farò magari delle precisazioni anche grazie agli interventi che sono nati. Cercavo di stare per ultima perché essendo unica nel mio gruppo posso fare pochi interventi, quindi cercavo di ascoltare un attimo anche gli altri. Comunque, questa sera appunto al Movimento viene richiesto di discutere e approvare il documento unico di programmazione. Come già ricordato nel discorso fatto durante il primo consiglio comunale, non abbiamo mai esitato in questi 2 anni di amministrazione a sostenere e a lavorare insieme alla maggioranza per realizzare quelle proposte e quei progetti in cui ci siamo riconosciuti. La democrazia partecipata è sicuramente uno degli argomenti per il quale ci siamo più spesi, ritenendo di prioritaria importanza l'avvio di processi deliberativi popolari che aiutino gli amministratori nel prendere decisioni maggiormente equilibrate. Abbiamo appoggiato l'amministrazione per quanto riguarda il percorso partecipato inerente alla modifica dello statuto, perché come ricordava Chiara anche per noi la partecipazione dal basso è assolutamente importante e non basta una delega durante la votazione, ma è necessario che la popolazione intera ogni volta controlli e dia delle linee guida da seguire all'amministrazione.
perché se no l'amministrazione si chiude su di sé e spesso e volentieri non sente più quelle che sono le vere esigenze del territorio. Partecipazione vuol dire anche, ad esempio, che quello che viene fatto non sia solo uno sponsor o uno slogan, nel senso che si applicano dei processi di partecipazione e poi si tiene fede a quello che viene detto. Questo lo dico perché, ad esempio, una cosa che mi piaceva molto e che era stata fatta dalla passata amministrazione PD era l'elenco dei volontari civici, che in realtà anche questa amministrazione ha un po' sviato e magari gliel'ho ridetto. E durante l'accesso agli atti, quello che a me ha assolutamente meravigliato è il fatto che volevo sapere quante erano le persone volontarie civiche, perché nell'elenco, diciamo nelle mansioni, nei ruoli che potevano svolgere, c'era ad esempio quello del pedibus e c'erano attività culturali, eccetera. Il pedibus una volta era stato fatto, quindi immaginavo di trovare tutta una serie di persone iscritte. In realtà mi sono assolutamente stupita nel fatto che, ad esempio, io non c'ero. Io in quell'elenco non ero presente. Quindi io al tempo ho protocollato un documento in comune che il comune, non lo so, avrà perso, perché io non sono presente. E questa cosa secondo me è assolutamente sbagliata, perché già un cittadino deve capire che può fare qualcosa ed è già assolutamente difficile capirlo, perché quando uno è fuori dice: come faccio a entrare in contatto con le istituzioni? Se poi quel cittadino cerca tra un regolamento e l'altro, che tra l'altro non sa neanche esattamente che cosa significhi, di entrare a contatto con l'amministrazione, gli presenta un documento e poi l'amministrazione non solo viene a scoprire che ovviamente non l'ha mai chiamato, non se n'è mai interessata, ma viene addirittura a scoprire che non esiste, uno dice: vabbè, per fare delle cose fatte a slogan o tanto per fare, è meglio evitare di farle. Quindi la partecipazione è assolutamente necessaria, quella di tutti i cittadini, perché anche se fosse anche solo un cittadino, uno studente, qualunque persona venga in amministrazione e porta una buona idea, è sempre una buona idea in più, una buona idea che bisogna assolutamente tenere in considerazione. Quindi per quanto ci riguarda la partecipazione è assolutamente necessaria. Tuttavia, c'è una nota carente da sottolineare a questa amministrazione, proprio sulla partecipazione. Ci dispiace moltissimo constatare che per tematiche come ad esempio il corpo unico di polizia municipale, la fusione dei comuni e quello più recente relativo alla delocalizzazione e all'ampliamento della struttura di vendita marchio Coop, fortemente impattanti sul tessuto sociale vignolese, si è deciso di non coinvolgere l'intera comunità. È vero che per la fusione si è procrastinato dicendo che prima o poi i cittadini si sarebbero sentiti, per la delocalizzazione è ancora in fase, diciamo che è solo, c'è stata solo una delibera di giunta, quindi non è neanche passata dal consiglio comunale, però probabilmente anche prima di fare questa delibera era necessario quantomeno coinvolgere le parti direttamente in causa. Dopodiché, altro argomento che è citato nel DUP e sul quale ci siamo voluti soffermare è proprio il corpo unico della polizia municipale. Per noi la sicurezza è sicuramente un bene comune e per quanto ci riguarda l'entrata in campo di Savignano sul Panaro all'interno del corpo unico, la richiamata dentro all'Unione Terre di Castelli, non fa altro che mischiare le carte, ma di fatto non risolve il problema del sottorganico, non lo risolve. E non solo, questo è il preludio, la riacquisizione di un servizio all'interno dell'Unione della Terra dei Castelli di Savignano, per quanto ci riguarda, è il preludio di quella che vorrà essere la fusione forzata dei comuni tra Vignola, Savignano e Marano, che è già stata anticipata nel documento di riorganizzazione istituzionale. Per quanto riguarda poi le telecamere intelligenti che citava, che sono state citate anche dal consigliere Minozzi e più spesso ricorrono nelle linee programmatiche e nel DUP,
E, per quanto ci riguarda, vogliono installarle. Noi facciamo solo due osservazioni: il 50% delle telecamere che già sono presenti su Vignola non funzionano, e questo sicuramente indica l'idea di inutilità che permea la mente di coloro i quali questi strumenti dovrebbero utilizzare, dovrebbero controllare. In secondo luogo, sicuramente va osservato che per quanto una telecamera possa individuare una situazione di pericolo, se non ci sono gli operatori pronti ad intervenire, la sua utilità è vana e risulta essere una spesa inutile per il cittadino. Dopodiché, welfare locale, capiamo che comunque le condizioni economiche dell'ente locale non permettono esattamente di magari mettere in campo tutti gli strumenti che si vorrebbero, però è inutile, cioè è necessario osservare che appunto la casa rimane a tutt'oggi un diritto garantito soltanto sulla carta, e questo anche per quanto appunto dichiarato anche nel DUP stesso. Tema dell'ospedale di Vignola, assolutamente condivisibile tutto quello che è stato proposto nel documento, che comunque il DUP sono praticamente le linee programmatiche cambiando giusto qualcosa. E quello che però ci interessava sottolineare all'amministrazione sono assolutamente due cose. Innanzitutto che tale struttura debba rimanere pubblica e qualunque azione deve essere messa in campo per scongiurare qualunque derivata a privatizzarla, comunque. Un'altra cosa che vogliamo sottolineare è, sappiamo che l'amministrazione ha organizzato in questo lungo anno e mezzo degli incontri al lunedì o al giovedì, adesso non ricordo esattamente il giorno, relativo all'ospedale per sapere appunto, per avere un feedback diciamo di quello che accade. Quello che chiediamo al sindaco a cui prestare attenzione è il fatto che aspettare un'ambulanza per un'ora e mezzo con un paziente in urgenza per essere trasportato a Baggiovara non è assolutamente accettabile. E non solo, le 50 morti dovute al trasferimento dal nostro ospedale a quello di Baggiovara tra il 2012 e il 2014, io vorrei sapere se il sindaco, e questa è una domanda che gli rivolgo, ne ha conoscenza, sa esattamente, sa quali sono state le patologie, quindi questa è una domanda che gli rivolgo. Siamo passati poi al tema di mobilità e viabilità, visto che il DUP prevede anche questo, e diciamo che non sono certo un fiore all'occhiello per Vignola. La realizzazione della zona ZTL in via Borgo Vecchio di certo non risolve i problemi di traffico che è decuplicato dalla chiusura della strada. Per non parlare poi della sosta, ovviamente, delle autovetture non autorizzate, che puntualmente avviene durante l'apertura del pub che c'è lì vicino durante la bella stagione. Nel DUP viene riportato anche, come venivano riportate nelle linee programmatiche, la chiusura del centro storico, che non riteniamo sinceramente un'ottima idea, quantomeno facendo riferimento alla chiusura del centro storico di Modena, dove il mercato di via Albinelli ha assolutamente avuto dei riscontri negativi dalla chiusura al traffico. Passiamo poi al tema della scuola, che è sicuramente caro ai cittadini. Abbiamo scritto che però il prezzo da pagare non può essere la perdita ulteriore di un terreno vergine e l'agevolazione di speculazioni commerciali di privati, che tra l'altro metterebbero in seria difficoltà anche le piccole e medie imprese del territorio. Si può e si deve realizzare la scuola, ma non si può scendere a compromessi. Emblematica è la modifica della frase riportata prima nelle linee programmatiche e ora sul DUP. Mentre in origine vi era scritto: vogliamo azzerare le previsioni di insediamento del commercio di grande distribuzione per la salvaguardia dei negozi di vicinato e delle attività in centro storico, ora si legge: vogliamo azzerare le previsioni di nuovi insediamenti di realtà nel commercio di grande distribuzione non già presenti sul nostro territorio per la salvaguardia dei negozi di vicinato e delle attività di centro storico. Dimostrazione di come una parola possa cambiare il senso di una frase. Per quel che riguarda poi il capitolo inerente all'agricoltura, avremmo voluto trovarvi scritto una forte presa di posizione dell'amministrazione inerente alla strategia da utilizzare per cercare di aggirare i danni relativi all'embargo russo che ha messo in ginocchio numerosi agricoltori. La riduzione dell'85% dell'export, che ha colpito anche la rivendita di frutta tipicamente coltivata a Vignola, come le ciliegie, le pere e le pesche, hanno portato sul lastrico numerosi imprenditori agricoli.
agricoli. Esponenti di una delle più grandi cooperative presenti sul nostro territorio hanno dichiarato che con questo passo sono soltanto due le scelte che rimangono agli agricoltori: svendere patrimonio oppure chiudere, scelte entrambe devastanti per il nostro tessuto sociale. Ovviamente ci sono altre azioni descritte nelle linee guida che trovano il nostro pieno sostegno, come altre ne hanno avuto. Ad esempio il capitolo relativo allo sport, alla realizzazione degli orti urbani, oppure il prevedere politiche per la non autosufficienza. L'ultima cosa che, siccome la trattazione insieme degli ordini del giorno, l'ultima cosa che mi preme sottolineare è il fatto di aumento Tari. Capiamo assolutamente le circostanze in cui versa il comune, capiamo che uno su cinque non paga, capiamo tutto, ma non siamo assolutamente d'accordo a questo aumento. E non lo siamo intanto perché ricadrebbe come al solito su quelli che già pagano. E poi soprattutto non lo siamo perché in questo anno io credo che una delle tematiche che più mi venissero, che mi sono state segnalate, è stato il fatto che Vignola era sporca, che era piena di rifiuti ovunque. La zona artigianale mi è stata segnalata, la circonvallazione, ci sono i problemi relativi alla raccolta differenziata, il centro storico che non è dotato assolutamente di cestini, ad esempio per i mozziconi di sigarette, come ricordava anche Minozzi durante una commissione, e nei ciottoli è anche difficile poi pulirlo. Alla stazione dei treni, altro punto critico. Insomma, il servizio che il comune eroga deve essere pagato, certamente.